Salve amici, bentornati nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi voglio fare ascoltare il continuo dell'interrogatorio fatto al collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese. L'interrogatorio è avvenuto durante il processo a Bruno Contrada. Prima di continuare a interrogare il collaboratore di giustizia, l'imputato Bruno Contrada prende la parola per fare delle dichiarazioni spontanee, senza aspettare la fine del controesame e soprattutto senza attendere l'arrivo del test in aula. Personalmente avrei atteso la fine del controesame e soprattutto che ci sia stata la presenza del test, visto che le dichiarazioni riguardavano soprattutto il test. Come sappiamo, Giuseppe Marchese era un membro della mafia. Ne entra a far parte agli inizi degli anni 80. Entra a far parte della famiglia in cui erano membri anche il padre e il fratello Antonino. Era un uomo fidato agli ordini di Salvatore Riina e faceva parte proprio di una squadra di morte agli ordini dei Corleonesi. In questa parte dell'interrogatorio, Contrada chiede di avere un confronto con Marchese e sto facendo delle indagini per scoprire se il confronto c'è stato. Però, come giustamente fa notare il PM, Contrada può richiedere il confronto solo dopo che è stato interrogato. Quindi, vedo se c'è, che sarebbe molto bello ascoltarlo. Questo interrogatorio, come vi ho detto, è avvenuto durante il processo Bruno Contrada. L'udienza si è tenuta a Roma venerdì 22 aprile del 1994. Allora amici, come al solito, prima di lasciarvi all'ascolto della registrazione audio, vi invito a lasciarmi un like al video se il video vi piace, aggiungendo un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione e se vi va iscrivetevi al mio canale YouTube, in questo modo mi aiutate a crescere ed entrate a far parte della mia community. E se attivate anche la campanella sarete sicuri di non perdere i prossimi video che pubblicherò. Allora amici, ora vi lascio all'ascolto della registrazione audio, noi ci vediamo nella prossima anteprima. Ciao ragazzi! All'esame del test desidera fare qualche precisazione spontanea, se il tribunale consente. Desiderava farla prima, se il tribunale... Prima del controesame? Sì. Grazie. Alla presenza del test o no? No, così, subito. Va bene, i pubblici ministeri hanno qualcosa da obiettare, prima del controesame? Nulla da obiettare. E allora, a questo punto, il difensore avvocato Emilio chiede al Tribunale, prima di richiamare l'imputato del reato connesso Marchese, di sentire a dichiarazione spontanea l'imputato Contrada. I pubblici ministeri non lo osservano, il Tribunale dispone che l'imputato venga al pretorio per rendere le dichiarazioni che ritiene. Prego, si accomodi. Si accomodi. Possono riprendere, non ci sono... Si accomodi. Si tratta di dichiarazioni spontanee, è vero? Sì, signore. Prego. Dia il nome e cognome. Bruno Contrada. Può parlare. Per favore, facciamo un po' di silenzio. Io mi sono permesso di far chiedere tramite i miei difensori di essere ascoltato in questo momento soltanto per fare questa semplice dichiarazione.
con ogni riserva al momento opportuno, quando lei, signor Presidente, signori giudici, riterranno opportuno di sentirmi più dettagliatamente, per dichiarare nella maniera più chiara, esplicita, netta, sicura e rigorosa che tutte le dichiarazioni che sono state rese a suo tempo al pubblico ministero. Quelle a suo tempo non ci interessano perché non le conosciamo. Le dichiarazioni rese oggi, pochi minuti fa, dal collaboratore di giustizia, Marchese Giuseppe, per la parte che mi riguardano, ed esclusivamente per la parte che mi riguardano, sono assolutamente false, destituite di fondamento, completamente inventate. Avrò la possibilità, io personalmente, e dei miei difensori, di dimostrare l'assunto, anche assumendoci l'onere dell'inversione della prova. Questa era la dichiarazione che intendevo fare. Si può accomodare. L'ufficio dà atto che queste dichiarazioni sono state rese non in presenza del Marchese Giuseppe. E allora procediamo al controesame di Marchese Giuseppe. Girate le telecamere. Chiedo scusa, posso? Prego. Ho dimenticato sì. Che desidererei avere un confronto con Marchese Giuseppe. Vabbè, questa allora è una richiesta formale. A questo punto... A questo punto la difesa chiede che sia disposto un confronto fra il Marchese e l'imputato contrario. I pubblici ministeri hanno qualcosa su questa richiesta? Dopo che si sarà proceduto all'interrogatorio del dottore Contrada. Dopo? Dopo che il dottore Contrada ha reso le sue dichiarazioni dettagliatamente come si è riservato di fare. Soltanto dopo si verrà se è ammissibile il confronto. Quindi allo Stato voi non io vorrei che voi esprimiate un vostro parere allo Stato. Posto che il confronto, come è noto, avviene dopo che i soggetti processuali abbiano reso la loro dichiarazione e quindi se vi siano contrasti, soltanto dopo le dichiarazioni nel dettaglio si potrà procedere a un confronto. Quindi allo Stato? Allo Stato il pubblico ministero si oppone. Vabbè, il Tribunale si riserva di decidere. Signor Presidente, per la storicità dei fatti, la richiesta di confronto è venuta dal dottore Contrada, sì. Non dalla difesa, credo che sia stato, è solo per un... Sì. L'imputato spontaneamente chiede il confronto. Va bene, facciamo accomodare Marchese. Allora la difesa può procedere al controesame. Avvocato Emilio, signor Presidente, faccio qualche domanda io, dopodiché cedo il microfono all'avvocato Sbacchi, al mio collega. Signor Marchese, lei ha dichiarato in esordio al suo esame di non sapere che si chiamasse dottor Contrada la persona che lei poi ha indicato. No, così ha dichiarato, controlliamo il verbale. Ha dichiarato che non sapeva che era un poliziotto inizialmente. Ha detto io non sapevo che si chiamasse dottor Contrada. Vabbè, faccio la domanda. Poliziotto. Ecco, io desidero sapere quando seppe che si chiamava dottor Contrada. Ma chi? No. Signor Presidente, signor...
Panisello si oppone a una domanda così formulata, perché è poco chiaro, quando sapeva che sapesse chi era il dottor Bonomi. Lui. È una domanda inintellegibile. La vuole riformulare meglio. L'imputato Marchese ha dichiarato in esordio al suo esame che nel momento in cui fu avvertito, sarebbe stato avvertito dallo zio Marchese, egli non sapeva che il poliziotto da avvertire, che l'individuo da avvertire, si chiamasse dottor Contrario. No, pongo la domanda, perché evidentemente l'avvocato forse non ha un ricordo preciso di quello che è stato detto. Allora, pubblici ministeri, non c'era nessun poliziotto da avvertire, non era il poliziotto da avvertire. Pubblici ministeri, per cortesia. Ha dichiarato il Marchese, signor Presidente, c'è la registrazione. Sì, ma non ha dichiarato in questi termini che sta dicendo lei. E vorrei sapere allora i termini, vogliamo fare riferimento. Avvisare Zina, non avvisare il poliziotto, ho capito. Non avvisare. C'è stato un lapsus suo. Che si chiamasse. Vuole ripetere la domanda? Non era a conoscenza che il poliziotto si chiamasse dottor Contrada? Se era a conoscenza o meno? Che... No, che, ha dichiarato che non lo era. E allora a questo no, punto... Non è così, non è così. Presidente, io ho sentito in questa maniera. No. Sarà stato l'acustica che non, da qui non si percepisce bene. Comunque faccia la domanda, indipendentemente da quello che ha dichiarato. Preso un appunto, è esattamente il contrario. Il Marchese ha detto che non sapeva che il dottor Contrada era un poliziotto. Questo ha detto il Marchese. Non è così? Comunque fate la domanda indipendentemente da quello che ha detto. Fate la domanda. Siccome la domanda viene formulata dando per presupposto alla dichiarazione... E allora dobbiamo risentirla, se volete. Sei in grado... Io l'ho percepita in questa maniera. Anche in grado di farci sentire questo pezzo. Da questo punto, da questo... Sì, ma dico io... E allora, andiamo alla domanda. La domanda. Quando ha saputo che il poliziotto che forniva... No, signor Presidente, mi oppongo. La domanda è negli stessi termini della precedente. E allora vuole ripetere quello che ha detto? Ecco, e poi lei fa la domanda. Il Marchese ripeta di sentire la registrazione. Sei in grado di darci la registrazione? C'è in grado di darci il pezzo che ci interessa? Insomma, si perde molto tempo. Avvocato... Insomma, sì, dico io, andiamo al senso della domanda. Ma il senso della domanda l'ho riformulata dietro sua richiesta e c'è opposizione anche in quella maniera, allora no. Significa non la devo porre, non la pongo. No, a me interessa saperlo. Però, che cosa le interessa sapere? Interessa sapere quando il Marchese ha appreso che il poliziotto che forniva quelle notizie era il dottor Contrada. È esattamente il contrario, avvocato Milio. Ma come il contrario, Presidente? Dopo seppe che era un funzionario di polizia, prima già lo zio gli fece il nome del dottor Contrada, digli, subito glielo fece. Presidente, le chiedo scusa. Così disse. Abbiamo una percezione diversa, io ho preso un appunto, dal quale mi risulta, del dottor Contrada, ho riferito che non lo sapevo che era il dottor Contrada. Vuole dire come stanno le cose? Praticamente è stato che... Parla più forte. Quando la prima volta mio zio mi disse di andare a avvisare Reina, sì. Mi disse, fa sapere che fece sapere il dottor Conciata, ecco. Che a Romane c'è qualcosa. Ecco, e questo era. Così ha detto e così ha ripetuto. Il fatto che non sapesse chi era. Lei allora che cosa? Che chiese a suo zio? Io non ho chiesto niente a mio zio, io soltanto ho seguito quello che lui mi ha detto. Dopo, però, negli altri episodi. Negli altri episodi lei seppe chi era il dottore Contrada. Questa è la. Così ha detto stamattina e così ha ripetuto ora. Prego. D'accordo. E quindi, signor Presidente, mi pare che noi non eravamo sulla... No, sulla voi avevate capito un'altra cosa. Noi avevamo capito esattamente che quando la prima volta
il Marchese sentì il nome del dottor Contrada, non sapeva sostanzialmente chi fosse il dottor Contrada. Certo, certo, questo sì. Ha dichiarato il Marchese che per la prima volta il nome del dottor Contrada lo sentì fare nel 1981. Ci vuole dire in che occasione, se lo ricordo? In quell'occasione che mi trovavo alla Favarella, che gli ho portato questa notizia. Perfetto, questa notizia. Vuole indicare il periodo temporale con maggiore precisione? Con precisione non riesco a... però è stato nell'inizio 81. Con precisione va in mese, il giorno, non lo so. No, inizio 81 è già... Ma l'aveva detto pure questo, inizio 81 stamattina l'aveva detto. Inizio 81. Il Marchese ha dichiarato di avere saputo che ospiti, e lo ha confermato poco fa, che ospiti alla Favarella dei Greco c'erano anche magistrati, carabinieri e poliziotti, dei quali però non mi fece mai i nomi il cognato Bagarella. Quindi, posto che non gli fecero mai i nomi degli altri magistrati, poliziotti e carabinieri che frequentemente, a quanto pare, frequentavano la Favarella, come mai, se ci può spiegare, gli fu fatto soltanto il nome del dottor Contrada? Perché io... Abbastanza diversa, non c'entra con... Sì, ma non ha mai indicato. Rispondere. No, ma sempre il posto di fatto è errato. No, non è errato, perché poi... Non dovete accavallare le voci, perché non si comprende niente. Cerchiamo di mantenere un certo ordine. Dopo che parla la difesa, se i pubblici ministeri hanno da opporsi, si alzino e parlino, ma senza accavallare le domande e le risposte. Chiedo scusa, Presidente. Io non vi posso, parola. Non vi vedo, quindi sì, non sì. Posso. Presidente, chiedo scusa. Chiedete la parola senza intervenire così ex abrupto. Allora mi attengo fedelmente all'espressione del Presidente. Il Marchese questa mattina non ha detto che il Contrada era fra le persone che frequentavano la Favarella. Questo è vero. Quindi il presupposto di fatto da cui parte la domanda mi permetto di sottoporre al Tribunale che è errato. Non ha detto effettivamente che fra le persone che frequentavano la Favarella c'era Contrada. Non l'ha detto questo. Sì, d'accordo, però il problema era più ampio, io l'ho inquadrato. E allora ripeta la domanda, Avvocato. Perché dei magistrati, carabinieri e poliziotti che avevano frequentazione con gli esponenti della sua famiglia, il Marchese ha avuto fatto soltanto il nome del dottor Contrada quale persona vicina. Opposizione, se la posso spiegare, Marchese non ha mai detto che il dottor Contrada fosse una persona che frequentasse assiduamente la sua famiglia come la difesa ha oggi detto, o altre famiglie, ha soltanto riferito quegli episodi specifici che ha dichiarato questa mattina, che non fanno riferimento al presupposto di fatto che la difesa assume. Quindi ancora una volta l'opposizione deriva da un errato presupposto di fatto. Vuole Presidente, la domanda è pregiudiziale a un'altra domanda che formulerei in questa maniera: se risulta al Marchese che anche altri poliziotti, carabinieri e magistrati fossero andati incontro alle esigenze della sua famiglia, nel senso mafioso. E allora ripete la prima oppure si ferma a questa seconda? La seconda presuppone che la formulazione della prima. E cioè la vuole ripetere la prima? Come mai soltanto il nome del dottor Contrada gli fu fatto tra quelli che, in quelle categorie di persone che ho ripetuto, gli fu fatto solo il nome del dottor Contrada? Opposizione, Presidente. Sì, va bene, la domanda è ammessa, prego, risponda. Ha detto
Mi è stato fatto questo fatto di nome del dottor Contrada perché c'era quell'imminenza di avvisare delle menate. C'era l'imminenza di avvisare Rina. Per questo gli fu fatto il nome del dottor Contrada. Questo... Okay. E quindi gli episodi sono quelli, benissimo. Forse l'avvocato vuole sapere chi sono gli altri. No, non mi interessa, non è un problema che riguarda me. Prego. In relazione alla circostanza della riferibile alla individuazione della villa di Borgo Molara ed esattamente alla perquisizione che avrebbe dovuto esserci l'indomani. Facciamo silenzio là sotto. Chi parla lì? I carabinieri che ci stanno a fare, dico. Ma che c'è? Insomma, qua disturbate, se no ve ne andate via. Non potete continuare così. Prego. Quindi in relazione all'episodio della fuga dalla villa, io chiedo di sapere, il Marchese era munito di patente? Si sarebbe messo alla guida della Fiat 500? Sì, lei era munito di patente. Mai l'ho avuto la patente. Mai ha avuto la patente? Mai ha avuto la patente. Il Marchese ha riferito di essere stato informato con quel giro di personaggi greco, lo zio Filippo Marchese e via discorrendo, di avvertire Rina per scappare. In ordine, perché appunto c'era il timore della perquisizione dell'indomani. E risulta al Marchese se l'indomani ci fu una perquisizione? Lei sa questo? No, questo non lo so. Non lo sa. Risulta al Marchese quale funzione espletasse in quel lasso di tempo, ovviamente, quale funzione avesse il dottor Contrada, quale ruolo rivestisse nell'ambito della questura? C'è opposizione, in quanto il Marchese ha dichiarato che all'epoca dell'episodio a cui si riferisce la difesa non sapeva chi fosse il dottor Contrada, ha dichiarato che lo ha preso successivamente. Va bene, la domanda è ammessa, prego. Lei sapeva qualcosa? No, chi era? No. Che ruolo? In quella circostanza no. Il Marchese, e io qui Presidente, dato che i verbali sono gravati da svariati omissis, quindi non mi è consentito di fare alcun collegamento con quello che precede, ma leggo che... Lasci stare quello che legge, perché lei non può leggere questo, perché noi non lo conosciamo, non è atto utilizzabile allo Stato. Leggo nel senso che ho letto. Ma ci stare, faccia la domanda, non può fare così. Il Marchese, in ordine al trasferimento del Rina dalla casa di Palermo, di Borgo Molara per intenderci, a San Giuseppe Jato, ha fornito un'altra versione. E allora gliela contesti. E infatti questo gliela contesti. È la mia intenzione. E sempre deve dire il data verbale... Giorno, sì. Giorno, anno, mese, perfetto. Deve essere una contestazione formale. Una contestazione formale. Sì. Lei, volevo annunciargliela, nel senso che il Marchese ha riferito, ha dato un'altra versione in ordine alla motivazione del trasferimento da quella villa all'altra di San Giuseppe Jato. Ed esattamente il giorno 2 di ottobre 92, salvi gli omissis, poco prima dell'inizio della guerra di mafia, leggo testualmente, per motivi di sicurezza, il Rina si era infatti trasferito in territorio di San Giuseppe Jato. Prima invece egli aveva abitato in una bella villa di recente costruzione, circondata, eccetera, eccetera. Ecco, come giustifica... Quindi questa... non c'è il riferimento... all'episodio Contrada non c'è il riferimento. Certo questo... che c'è il riferimento, il riferimento, ma signor Presidente, ha dichiarato qual era la motivazione della la probabile perquisizione del trasferimento del Rina a San Giuseppe Jato.
nella contestazione che gli pongo, il Marchese ha dichiarato, ha dato un'altra motivazione in ordine allo stesso trasferimento. Ecco, io lo legga tutto il periodo però, perché ci deve essere pure questo riferimento alla notizia comunicata a Rina, ci deve essere. Prima invece, noi non possiamo controllarlo. Certamente, infatti leggendola il Tribunale si renderà conto. Allora, riepilogo la lettura. Poco prima dell'inizio della guerra di mafia, per motivi di sicurezza, Rina si era infatti trasferito in territorio di San Giuseppe Iato. Prima invece egli aveva abitato in una bella villa di recente costruzione, circondata da un alto muro di cinta di circa 3 metri e di colore beige, con un cancello ad apertura elettrica e video citofono. Quindi qual è la... La contestazione è... Siete... Che la motivazione che in questa occasione fornisce in ordine al trasferimento è riferita a motivi di sicurezza in relazione alla guerra di mafia. E non, no. E non a motivi di probabile perquisizione l'indomani. C'è opposizione, Presidente, perché nel verbale il collegamento tra i motivi di sicurezza e la guerra di mafia non esiste, perché quando si dice come dato temporale poco prima dell'inizio della guerra di mafia, per motivi di sicurezza Rina si era trasferito. Non è che c'è scritto che per motivi di sicurezza attinenti a motivazione di guerra di mafia, è il dato temporale, se io leggo bene, poco prima dell'inizio della guerra di mafia, per motivi di sicurezza Rina si era trasferito. Che i motivi di sicurezza fossero attinenti alla guerra di mafia non c'è scritto da nessuna parte. Allora, signor Presidente, il pubblico ministero, la signora Vostra, deve disciplinare necessariamente questo dibattimento e la signora Vostra l'ha sempre fatto e ci ha sempre insegnato qualcosa. In questo caso si suggerisce, invece di fare un'opposizione, si suggerisce una spiegazione, una lettura. No, assolutamente. No, Presidente. No, io questo fatto lo rilevo. E allora è in grado di rispondere alla domanda? Sono un attimo, pubblico ministero. No, non può. Risponda alla domanda, per favore, che se no non scusi, riusciamo... un attimo solo. Prego. Se mi consente. Perché... Avete fatto opposizione a questa domanda, avete spiegato i motivi dell'opposizione. Quindi... No, il punto è che la difesa non l'ha formulato come domanda, ma l'ha formulato come contestazione. Contestazione. Se la difesa chiede quali erano queste ragioni di sicurezza, non c'è nessuna opposizione. Se formula la domanda alla difesa quali erano le ragioni di sicurezza cui si è riferito Marchese in quel verbale di interrogatorio, non c'è nessuna opposizione da parte del pubblico ministero. Ma se c'è un contrasto tra quanto dichiarato davanti al Tribunale poc'anzi e quanto emerge aliunde sempre per bocca dello stesso imputato Marchese, la difesa... Il contrasto, sapere... io vorrei che la difesa esplicitasse questo contrasto. Presidente, io credo di averlo esplicitato già almeno un paio di volte ed è riferibile nella dichiarazione che ho sentito questa mattina. E lo ripeta. Sì, che ho sentito questa mattina. Lo ha riferito a necessità di Rina al fine di sottrarsi alle conseguenze di una probabile futura perquisizione. Quello era l'episodio specifico. Specifico. Questo che parla di un trasferimento da quella villa all'altra villa. Dello stesso fatto del trasferimento da questa villa all'altra villa ha dato un'altra versione che abbiamo finito di indicare in questo momento. Qual è quella vera? La prima, la seconda o che so? E questo è il problema. Perché bisogna mirare anche all'attendibilità, ci avete sempre insegnato, di chi collabora. Non rileva il contrasto il Tribunale. Faccia delle domande. Per quanto mi riguarda ho finito di porre domande. Signor Prego, Avvocato Sbacchi. La vuole ripetere l'Avvocato Sbacchi, la può riprendere se non... No. Signor Presidente, ho un ordine che vorrei seguire. Io volevo sapere questo. Ricorda il signor Marchese quando ha fatto le prime dichiarazioni nei confronti del dottor Contrada? Se ricorda la data e il periodo, se ci può indicare qualcosa. La data del preciso non mi ricordo. Non se la ricordo. No. Non lo ricorda, dice.
prima di allora aveva parlato con qualcuno di questi fatti, cioè del dottor Contrada, prima che lo dichiarasse ai giudici? No, no. Non aveva parlato con nessuno? No. Lei aveva conosciuto il dottore Contrada? No. Non l'ha mai conosciuto? Fisicamente? Fisicamente, sì. Ma per ragioni del suo ufficio? Non l'aveva mai conosciuto. Aveva sentito parlare del dottor Contrada prima dell'81? No. Ha mai visto il dottore Contrada alla Favarella, alla tenuta della Favarella? No. Lei conosce il Greco? Il Greco intendo Michele e il Greco Salvatore. Sì. Se il Greco Salvatore intendo il senatore. Scusi, che rapporti intratteneva lei con il Greco? Cioè parlavate, conversavate o riceveva ordini? Se ci spiega che cosa esattamente avveniva. Ricevevamo ordine e anche si parlava. Si parlava? Sì. Cioè si parlava di che cosa? Può essere più esplicito? Dipende dall'argomento in che cosa consisteva. Ci può fare qualche esempio, insomma, su quello, insomma, chiede l'avvocato, lei era ammesso a parlare con i Greci? Delle determinate cose riservate no, queste erano cose che ne parlavano loro, ma... Non era ammesso a parlare di cose riservate con i Greci. E allora in sostanza il Greco che fa? Le davano soltanto ordini? Gli ordini a me me li dava mio zio. Lo zio, quindi direttamente dai Greco lei non ha avuto mai ordini? No. Sente, i Greco che lei conosceva, le hanno mai parlato del dottore Contrada personalmente? I Greco? I Greco. Michele intendo e Salvatore il senatore. Le hanno mai parlato del dottore Contrada? No. Mai? No. Lei ha raccontato 3 episodi, signor Marchese. Cioè sostanzialmente che lei non sa precisare e che comunque colloca inizio 81, se non vado errato, poi ce n'è un altro che è sempre dell'anno 81 che riguarda suo padre e un terzo episodio che segue, credo, l'omicidio di Tagliavia. Esatto? Sì. Ricordo bene. Mi scusi, l'omicidio di Tagliavia mi pare che lei ha dichiarato di averlo tra l'altro consumato anche lei. Esatto? Non ho capito. Lei ha fatto pure l'omicidio? Sì, di... sì, sì, sì. L'omicidio Tagliavia, non ricorda in che periodo avvenne allora? No. No. L'omicidio Tagliavia non ricorda il periodo? È stato quasi fino all'81, però non so se è stato novembre, ottobre, una cosa del genere. Novembre, ottobre, novembre del 1981, non sono preciso, grosso modo. Se, mi può dire in relazione ai 3 episodi che lei ha riferito, se dopo questi avvertimenti che lei ha avuto di... e che sarebbero provenuti dal dottore Contrada, ci sono state delle perquisizioni presso le abitazioni di Rina, presso l'abitazione di suo padre e presso le persone che erano sospettate dell'omicidio Taglieri. E riguardo l'abitazione, già ho risposto quella di dottore Rina, non so se là sono state fatte delle perquisizioni. A quale si riferisce? Mi scusi che non quella, di, quella di Rina, non sa. Quella di Rina Grazia. Non lo sa. E allora, poi, se... per quella di suo padre, nella casa quella, di suo padre. Quella di mio padre, là c'erano, quando ho portato via mio padre, c'era la mia famiglia e non è venuto nessuno in quella abitazione. Dopo, se nei dintorni ci sono state perquisizioni, questo non lo so. Ma a casa mia non è venuto nessuno. E per quanto riguarda Tagliavia, l'omicidio Tagliavia? L'omicidio Tagliavia non abbiamo chiesto, quando spesso scendevamo perché eravamo sempre in movimento là giù, diciamo da Peste d'Arcia a Palermo, là, guardavamo soltanto, informavamo con mio zio e Arce, sempre dalla famiglia, informavamo se c'erano stati movimenti durante la notte da Bagnasco, però spesso dice che andavano in via Sperone numero 7 dove abitava mio zio Filippo alla residenza. Cioè, la polizia dico andava. Sì. E mi può dire una cosa, suo zio Filippo in quel momento era latitante in questo periodo? Sì, erano cansate, sì. Erano? Sì, perché era accusato insieme a mio padre. E di che cosa era accusato? Avevano vari provvedimenti, non so di preciso quale, però c'erano vari provvedimenti. Non sa di preciso quale? Sì. E mai saputo che suo zio era stato denunziato per l'omicidio del dottore Giuliano? Sì. Sì, quando l'ha saputo? L'ho saputo sempre tramite i miei, tramite la famiglia. Sì, e saputo da chi era stato denunziato?
Saputo? Da chi era stato denunziato? Sono polizia, carabinieri, funzionari che l'avevano denunziato? Se ci può dire, in particolare. Questo? No, questo no. Questo non l'ha saputo? No, no. E nessuno si è lamentato? Nessuno di loro si lamentava che qualche funzionario che aveva fatto questa denuncia? Ma assolutamente. Assolutamente. A me. Per quello che sta a lei, evidentemente. Senta, mi dico un po', tornando ai rapporti con il Greco che ho citato, cioè Michele e Salvatore, inteso il senatore, lei si considerava amico di questi signori, oppure il rapporto lo considerava diverso? Se ce lo può spiegare. Ma amico, ero amico con tutta la sua famiglia. Cioè che significa? Sì, sì, anche con i figli, con la moglie, con tutti, perché spesso erano anche là a casa, anche c'era la moglie, per esempio, mi ricordo si chiama Sara, che spesso la moglie di Michele, che c'era il fatto che Giuseppe stava facendo un film e diceva perché non vediamo se appena ci potevamo fare qualche parte in qualche film, in qualche cosa. Ero sempre di casa là, nei Preste Filippo nei Greco, perché c'è anche una porta e noi della porta invece di entrare dall'esterno entravamo dall'interno, che c'è una stradella per evitare di passare questo sembra la Favarella, dico. Sto parlando della casa di Ciaculle. Alla Favarella invece ci andavamo normalmente da Cacciastruzzi dentro e andavamo a finire. Questo intorno a voi frequentavate la casa di Ciaculle dei Greci? Sì. Greco Michele. Sì, anche del senatore. E anche del senatore. E lei ha mai visto il dottore Contrada presso Favarella o la casa dei Greci? No. Non l'ha mai visto. Lei ha mai visto il dottore Contrada con suo zio Filippo, con suo padre? No. Non l'ha mai visto neppure. Senta, quando lei avvertì Rina di allontanarsi dalla villa, vorrei tornare su questo argomento, materialmente che accadde? Niente, accadde soltanto che lui disse di aspettare, dice che ci faccio pigliare qualche cosa è mia e ne spostiamo. E ne andiamo a Nozzo Totò. Soltanto, ma niente dalla... Sottotò Lazio? Sì. Sottotò Lazio. Lei conosceva il Sottotò Lazio? Sì. Lo conosceva? Sì. E sapeva dove abitava? No, dove abitava no. So che aveva anche una casa a paese, però il punto di riferimento dell'incontro era sempre là, in questa casa in campagna, in montagna. E lei quando c'era stato in questa casa per la prima volta? Io ci sono stato da 79 a quando mi hanno arrestato. Quindi c'era stato altre volte? Sì. In questa casa dal 79 quando l'hanno arrestato, ed è stato arrestato, scusi? All'81, gennaio, fine 81 perché il 15 gennaio mi hanno carcerato. 15 gennaio? 82 mi hanno arrestato. 15 gennaio 82 per quale reato? Per la strage di Bagheria. Per la strage di Bagheria. Senta un po', a proposito di questa, lei a quello che ho capito ha partecipato alla guerra di mafia, l'ha dichiarato lei, credo che di essere implicato direttamente in alcuni delitti. Sì. Allora, questa guerra di mafia quando inizia? È iniziato nel periodo, non ricordo il mese, ma quando già c'era movimenti, quando è morto il giovane Stefano Bontade. Lei ha partecipato all'omicidio di Stefano Bontade? Sì, questo l'ha detto. Mi scusi, lei sapeva già da tempo che c'era qualcosa, sì, c'era un programma di uccidere Bontade o altro? No, questo no, perché c'era stato tutto un momento e mio zio mi aveva detto di stare bene con gli occhi aperti, perché c'era tutta una cosa, non lo so, l'organismo che stavano preparando, come dovevano fare, vedere qui erano, quelli che si schieravano praticamente in tutta l'organizzazione. C'era tutto un formicolio di queste, prima dall'inizio che muoveva Stefano Bontade, ma niente di... Senta, se io non ricordo male, Bontade è stato ucciso il 23 aprile del 1981, esatto, o su per giù, che lei ricordi? No, io gli posso dire che non mi ricordo la data precisa. No, però... va bene, no, se grosso modo ci siamo, dico con me. Sì. Ci siamo.
E allora, questo discorso con suo zio, lei quando lo ebbe, quello che ha riferito poc'anzi? Cioè, sulla guerra di mafia. Sì, esatto, cioè di stare attenti. E che era stato... prima, ma da poco però, poco prima che morisse Stefano Bontade. Cioè prima quanto? Un mese, 15 giorni, 20 giorni, scusi, grosso modo. E poteva essere un mese, 20 mesi, 15 mesi. Un mese prima. Cioè lei che cosa capì da questo discorso di suo zio? Cioè stare attenti, aprire gli occhi, che c'erano, come si schieravano. Se vogliono fottere lo Sottotuccio. E se vogliono fottere lo Sottotuccio. Sottotuccio sarebbe? Totorrino. E vedete praticamente i movimenti nel territorio nostro, che c'era a Cuniscia, va a Vesale, su per giù eravamo qualche uno in una famiglia. Ah, quindi suo zio disse, scusi, io ripeto la parola, quando dice vogliono futtere lo Sottotuccio, che cosa significa? Me lo spiego. Vogliono futtere lo Sottotuccio in senso che hanno intenzione nei suoi confronti, praticamente, di eliminarlo. Intenzione di eliminarlo. È chiaro. Allora quindi... Già una ventina di giorni prima, un mese prima, questo si sapeva. E allora, che cosa è successo? Lei che cosa fece in questa occasione? Cioè, gli occhi aperti, doveva tenere gli occhi aperti. Come li tenne gli occhi aperti? Che cosa fu chiamato a fare? E normalmente non facevamo niente, soltanto stavamo allerta quando anche parlavamo con qualche altro uomo d'onore vedere l'atteggiamento, vedere i movimenti, vedere su per giù se viene a indagare su qualche cosa, come per esempio Pietro Marchese, Giovannello Greco, tutte diciamo queste cose, ma era quel momento prima che morisse Stefano Bontade, era tutto diciamo, la cosa era pacifica, c'era soltanto quella bollizione all'interno, diciamo, che c'era fra di loro, però niente di operativo, diciamo, non c'era niente ancora di in programma. Senta, mi può dire allora come si stava, saputo che doveva essere eliminato Riina, è giusto, si sapeva pure da chi o chi pensava di eliminarlo? No, questo no. Suo zio non le disse niente? No, questo no, perché loro stavano vedendo praticamente da che cosa deveniva tutto questo complotto, tutto questa cosa, però ancora non c'è, e neanche a noi ci aveva detto qualche cosa che erano, diciamo, quelli che avevano questa intenzione, perché loro praticamente non aprivano bocca come si è fatto dopo, che magari constatavano tutti i progetti quali potevano essere, o magari le informazioni che avevano, perché tutto quello che volevano prendere loro erano le informazioni di altre vari uomini d'onore, di altre famiglie. E le risulta che furono prese misure di sicurezza per proteggere Riina, visto che qualcuno aveva questa idea? C'è stato soltanto il fatto che lui, quando stava per iniziare questa guerra, c'è stato un rifugio e c'è stato, diciamo, cambiamento anche in un'altra dei posti dove che magari mio zio alloggiava. No, ma mi interessa, quindi voi siete nascosti. Di Riina, che cosa fece? Sono state prese delle misure di sicurezza per Riina? No. Non sono state prese misure di sicurezza? Soltanto si canziò. Si canziò, che si intende? Si canziò in senso va essere più riservato, più non essere troppo in vista. Cioè si nascondeva? Ecco, sì. Si nascondeva? E dove si nascondeva? Dove si nascondeva? I posti, quelli che conosco io, erano quelli. Quelli che ho indicato, cioè Mazzara del Vallo, Stavella Grazia e San Giuseppe Ato. Quindi, diciamo, queste, lei non l'andò a trovare mai in questo periodo, Riina? Non andai? A trovarlo? Sì, andò a trovarlo? Sì, io lo andavo a trovare sempre, perché quel periodo c'è stato anche che entrava e usciva mio fratello dal manicomio praticamente ci alternavamo, ci andava lui, perché lui spesso ci faceva anche l'autista a Totorrina. Allora, se per piacere mi dice questo periodo in cui voi andavate a trovarlo, qual è? Se me lo può collocare nell'81? Avvocato, è preciso no, perché io ci posso dire che io durante la settimana, due o tre volte a settimana ero là, e gli dico anche un'altra cosa. Ero là dove? Da Totorrina. Gli dico anche un'altra cosa. Quale posto? In quale Bella Grazia. Io dico anche che spesso anche mia sorella Vincenza Marchese, la moglie di Bagarella, andava a prendere la moglie con i figli e se le portava con la macchina.
andavano in giro. La moglie, la figlia di chi? Di Totò Riina. E se andavano in giro a fare delle compere, eccetera. Quindi io vorrei capire, allora in aprile, cioè prima o marzo aprile, prima dell'omicidio di Bontà dell'81, Riina dove abitava? Riina, io ho detto che Riina abitava a Villa Grazia, sì. A parte c'erano stati quei spostamenti. Abitava a Villa Grazia? Sì. Quindi sostanzialmente Riina rimase a Palermo. Che lei sappia, questo posto era conosciuto da Montade, da Inserillo? Da no, questo persone. Posto era conosciuto soltanto da quell'intime. Da quell'intime. Ed era Gambino, sì. Madonia, Faluzzo. Chi è Faluzzo? Ganci, Raffaele, i figli, Anziemmo, Saruzzo Anziemmo, che già Anselmo. San Anziemmo, che c'erano i... Paluzzo, figlio, diciamo, sempre chi dava la tataria anziana, Ubrusca e noi eravamo colleghi di quello che mi quelli risulta, che almeno. Conoscevate sì, questa sì, casa sì. Di perché anche Bagarella me l'ha raccomandato questa anche Bagarella? Me l'aveva raccomandato questa cosa e chi erano diciamo, quelle più strette spesso io anche là ho incontrato qualche volta anche Ubrusca o Madonia. E allora, prima dell'inizio della chi guerra Brusca, di mafia... Scusi, chi Brusca? Brusca chi? Giovanni. Giovanni. Allora, prima Madonia chi, scusi? Madonia Nino. Chiedo scusa, Presidente. Prima dell'inizio della guerra di mafia, dove sta? Riina quindi stava a Palermo, esatto? Sì. Quando si trasferì a San Giuseppe? Si trasferì quando è iniziato a succedere i primi omicidi. Infatti là, lui non c'era più e quando doveva fare qualche incontro... Avevamo anche difficoltà a incontrarlo perché o mio zio mi mandava a me a San Giuseppe Alto a fissare un appuntamento e ci vedevamo o a nave in via Messina Marino, sarebbe la nave, un ristorante di Viciuzzo Caruso. Quindi dopo la guerra di mafia se ne andò a San Giuseppe Alto? Sì, quando è iniziata la guerra. Sì. Quando è iniziata? Quando è iniziata? Sì. Cioè, praticamente quando cioè è iniziato... era successo già il primo omicidio, mi scusi, per essere chiaro. Dice, era già sì, accaduto sì. L'omicidio di Bontate? Sì, sì. Io là non ci andavo più. Quando è successo l'omicidio di Bontate, là non ci andavo più. Andavo direttamente a San Giuseppe o gli appuntamenti mi facevo con Giovanni Brusca. E allora a San Giuseppe si è trasferito prima, si era trasferito prima dell'omicidio di Bontate di Riina, giusto? Io sto dicendo, quando è successo l'omicidio di Bontate, già lui là non ci sta. Però se si è trasferito due giorni prima, una settimana, questo non lo so. Questo non lo sa dire. No. Senta, allora, se noi vogliamo ricostruire, in sostanza, a San Giuseppe Iato, quante volte ci è andato Riina? Nell'arco che va da gennaio del 1981 all'aprile del 1981, cioè all'omicidio Bontate, per intenderci. Con quante volte ci è andato? Nei periodi, quando ci andavo io, però non so precisare i periodi. Non sa precisare i periodi, ma quante volte lo può dire? Senta, Riina è stato là anche varie volte che la famiglia e possiamo vedere anche, anzi porto meglio questa puntualizzazione, quando è successo questo omicidio di Bontate. No, quello che ho commesso io con Barduccio di Maggio, quel periodo lui era là una quindicina di giorni con tutta la famiglia. E quando è accaduto questo? L'81. L'81, però il mese preciso non lo so, però sull'omicidio che è stato commesso, si può vedere quando è stato, lui si trovava là. E chi e spesso veniva, un certo Napoli, un paese, spesso veniva là una persona, la macchina tagliata Trapani, che non mi ricordo come si chiama, come chiamavano Alduccio. Alduccio. No, Alduccio. Alduccio. Diminutivo di Aldo, dico. Sì, sì, Alduccio, che aveva una golf bianca tagliata a Trapani, perché questo me ne pare Mazzara del Vallo. E quello, diciamo, su quell'omicidio si può vedere il periodo quando è che era. Scusi, l'omicidio di chi? Se ci dice il nome così lo possiamo identificare. L'omicidio che... Questo che avrebbe che commesso, lei con San Giuseppe con Maggio. Si chiama Napoli. Napoli, mi sembra, sì, Napoli. Un tale Napoli. Sì. Questo quindi è il periodo in cui è a San Giuseppe, sì. Riina certamente. Sì. Ho capito, senta un po'. Quindi io vorrei capire un po' questo fatto. Fino a quando Riina ha abitato allora la casa, la villa di
di Borgo Molare. Quando è abitato? Sì, cioè Villa Grazia. Fino a quando, vuole sapere l'avvocato? E fino all'81. Sì, ma fino all'81 cerchi di precisare... Dall'inizio di quando ci fu la guerra. Quindi fino all'inizio della guerra di mafia lui abitava a Borgo Molare. Se io ho capito bene, lei dice che i primi dell'81 Rina si allontanò da questa casa di Borgo Molare, dopo che avrebbe avuto una soffiata che qualcuno l'avrebbe cercato là. E poi invece non andò nessuno. È giusto? Non ho capito. E prima, quello è un discorso e noi stiamo parlando quando lui si è allontanato. Sì, è questo che voglio sapere. Dico, Rina, dopo essere stato... Cioè, ci fu un momento in cui lasciò la villa, poi che fa? Fece ritorno? Questo io volevo capire. Sì, sì, c'è stato il momento che lui è andato via da là. È andato via. E quando torna? E che lei mi ha fatto anche la domanda per sapere se ci sono andato a fare perquisizione o meno. E questo non lo so se ci sono andato. Non lo sa. E quando tornò? No, vuole sapere l'avvocato. E non lo so quando tornò. So soltanto che dopo io spesso andavo là a trovarlo. Cioè, a Borgo Molare? Sì, sì, perché a San Giuseppe Punciara e voleva trovare da. Perché facevano... Quindi ci ritornò durante la guerra di mafia a Borgo Molare? Signor Presidente, dobbiamo vedere il periodo, perché è l'inizio e quando però c'è stata la guerra di mafia, lui di là si era spostato, si era lavato completamente. Ora non so quando è stato il principio che lui si canziò, pur scusso che ci poteva essere una percussione a dopo, questo non lo so. Quindi lei non sa, vorrei capire questo, cioè quando si allontana la prima volta nel gennaio del 1981... Lei non sa più nulla. No, gennaio non è che ha detto gennaio. Dico inizio 81, Presidente, chiedo scusa, effettivamente ero in corso. Lei non sa più nulla poi? No. Dall'inizio 81. Sa che poi c'è la guerra, quando c'è la guerra di mafia a San Giuseppe. Ho capito bene? Sì. Va bene. Mi scusi, io le volevo chiedere ancora qualche altra piccola cosa. Allora, lei che ruolo rivestiva nell'organizzazione? Chi? Il signor Marchese, che ruolo rivestiva nell'organizzazione? Che ruolo rivestivo? Vestivo il ruolo di killer e di confidente loro praticamente. Cioè? Che faceva? A parte il killer, confidente che significa? Facevo di tramite tra dottor Rina e mio zio e qualsiasi cosa c'era di farci sapere, noi eravamo sempre a far sapere tutto a dottor Rina. Fare sapere tutto a dottor Rina? Sì. Sì. E mi dica un poco, questa storia, lei mi dice che la sua era un'affiliazione riservata. Sì. Questa affiliazione riservata fu sempre tale? Si mantenne sempre tale? No, non fu sempre tale, perché dopo, mano a mano, questa cosa si andava allargando, perché mio zio, quando si trovava, che so, chi madonia, qualcuno di quelli del gruppo intimo, mi veniva presentato. Le veniva presentato, quindi lei veniva presentato come uomo d'onore? Sì, sì. Quindi alla fine, insomma, lo sapevano tutti che lei era uomo d'onore, diciamo, nell'ambito dell'organizzazione, diciamo. No, di quelli intimi, dice lui. No, non lo so, Presidente. Questo gli voglio chiedere. Sì. Dice di quelli intimi. Ma fuori dalla sua famiglia lo sapevano che lei era affiliato? Quelli della famiglia lo sapevano tutti quelli che hanno partecipato alla cerimonia. Mi scusi, io volevo sapere questo. Cioè, lei apparteneva alla famiglia Corso dei Mille, se non ho capito male. Sì. Mentre Michele Greco, credo che appartenesse a un'altra famiglia. Ganci, che lei ha citato, appartenesse a un'altra. Tu, dico, componenti di altre famiglie sapevano che lei era un uomo d'onore? Sì, sì. Oh, ho capito. Della famiglia di Stefano Bontate sapevano che lei era un uomo d'onore? No. Non lo sapevano? No. E questa è la tattica. Perché meglio... diciamo i colleonesi affiliati a quelle strette a sapere chi sono l'altro uomo d'onore e loro non a sapere chi sono quelle, diciamo, linea colleonese. Mi scusi, suo fratello frequentava qualcuno della famiglia di Stefano Bontade o di altre famiglie, diciamo, con quale poi venne fuori la guerra? Mio fratello la maggior parte conosceva, a parte conosceva diciamo a tutte la famiglia della vecchia mia fratella, a chi stava insieme a loro già un bel po'. Mi scusi, vorrei tornare un momento a lei. Lei poc'anzi ha detto che dovevate stare attenti nel momento in cui si verificò questo problema dell'eliminazione di Rino, oppure si temeva che fosse eliminato Rino, dovevate stare attenti. Tra l'altro ha detto, noi parlavamo con alcuni, e se non ricordo male ha fatto il nome di Marchese Pietro e di qualche altro. Cioè lei lo considerava
come nemico o come persona a cui diffidare o Marchese Pietro? No, soltanto dovevamo stare attento di quello, perché essendo che non sapevamo quello che c'era in pentola, stavamo attenti in tutto quello che avveniva, in tutto quello che si diceva e in tutto si svolgeva durante la giornata. E, diciamo, si cercava non richiamavamo in gergo nostro, diciamo, i serpentuna. Serpentuna intendo che cercavano di appurare, cercavano di sapere, cercavano di... questo. E Marchese, mi scusi, e Marchese Pietro proprio, sapeva che lei era uomo d'onore? No, no. Non lo sapeva? No. Senta, io vorrei tornare un momento ai rapporti con Greco. Lei sa come sono nati i rapporti? Lei ha detto, se non vado errato, che il dottore Contrada aveva rapporti con Michele Salvatore Greco, esatto? Sì. E lei come l'ha saputo che aveva rapporti con Michele? Sempre da mio zio l'ho saputo. Come? Tramite lo zio. Tramite lo zio. Sa come sarebbero nati questi rapporti? No, questo no. 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 Senta, io, se non ho capito male, ha detto che lei... Quando ha sentito per la prima volta il nome del dottore Contrada? Nell'81. Nell'81. In che occasione? Me lo può ripetere? È stata un'occasione quando mio zio mi ha avvisato di aver avvisato a Torreina. A Reina. E lei disse a suo zio che cosa? Mi disse di avvisare il suo Tuccio e dire, cioè, fece sapere il dottor Contrada, sì, di spostarsi. E non le disse altro? No. Lei andò da Reina e glielo andò a raccontare, esatto. Giusto? Lei che rapporti avesse il dottore Contrada con i signori Greco, lo sa concretamente? No, questo, i rapporti che avevano, questo non lo so. Non lo sa dire. Ah. E lei come ha fatto un collegamento tra il dottore Contrada e Greco? Mi spiega? Perché me ne ha parlato mio zio. Ah, sempre che ne ha parlato suo zio. Ma suo zio mi ha detto, lei poc'anzi, che l'unica cosa che le disse il dottore Contrada mi ha fatto sapere questo. Cioè di avvertire il... Avverti Reina perché ci ha fatto sapere il dottore Contrada. Credo che lei abbia detto questo. E anche altre due persone. E anche? Altre due persone. Quindi altre due persone. Sì. Quindi le uniche cose che lei sa in tre episodi, il dottore Contrada ci ha fatto sapere che ci saranno, sì, perquisizioni, sì, per tutte e tre gli episodi, sì, e null'altro. Mi dico un poco, lei a proposito dei rapporti con i suoi familiari di cui ha parlato, è giusto, insomma, si duole di una giovinezza vissuta in un certo modo, dice che sostanzialmente, insomma, c'era periodicamente, vi vedevate, frequentavate, insomma, facevate delle piccole cose. Io intendo dire, chi frequentavate voi come signori Marchesi? La domanda è questa. Chi frequentavate? Chi frequentavamo? Voi, Marchese, sì, la famiglia Marchese. E noi frequentavamo la famiglia del mio zio Filippo, quella di Brancaccio, e quella di Brancaccio sarebbe una partita dei Drago, che sono fratelli di mia mamma, o se no la famiglia di Totorrina. La famiglia di Totorrina, e lei quando conobbe Rina, quanti anni aveva? Scusa. Ero piccolo io. Cioè piccolo? Sempre, quando c'è stato il fidanzamento con mia sorella. Cioè, lei che anno è il fidanzamento? 78. Sua sorella con Baccarella, lei dice? 78. Nell'anno 1978. Cioè, però io a Baccarella ce lo conoscevo anche da prima. Mi scusi in un'altra domanda. A proposito dell'arresto suo, come avvenne il suo arresto? Ce lo spiega? Il mio arresto avvenne che in un controllo, mentre stavamo camminando con la macchina, e la macchina la portavo io, anche che ero senza patente, la macchina era intestata a Drago Giuseppe, che è mio cugino,
io camminavo con le generalità sue, che lui aveva la patente e lavorava da barone. Noi stavamo camminando con la macchina, ero io, Francesco Spadaro e Giovanni, Giovan Battista e Giovanni Inchiappa. E mentre stavamo camminando, dice che hanno visto queste tre persone dentro una Golf GT sospetta e ci hanno imbroccato e ci hanno perquisito, di cui allo Spadaro gli hanno trovato una rivoltella. E a me non me l'hanno trovato perché io me l'avevo scivolata nei sgrippini, nella perquisizione non me l'hanno trovata, ma bensì dopo, quando ci stavano portando in questura, io l'ho fatto scivolare sotto il seggiolino della polizia e mi avevano arrestato per porto d'arma. Quindi lei fu arrestato per porto d'armi, sì, in quell'occasione. Poi, naturalmente, poi rimase detenuto e credo, sì, che non si sia mai, non sia più uscito dal carcere. E volevo chiederle questo: nel momento in cui avviene l'omicidio Tagliavia, poi pare che ci fosse stata una telefonata anonima, no? Che segnalava chi erano i sospettati dell'omicidio Tagliavia, di Ginetto Tagliavia, lo sa? Sì, era mio zio, Marchese Filippo, Calamia Giuseppe, che era anche di Costo dei Mille, e Zanca Carmelo. Ma suo zio a quel tempo era già latitante, la latitanza di suo zio quando iniziò, che lei sa? Ma mio zio è stato un bel po', io mi ricordo che la maggior parte era sempre canziato perché aveva sempre qualche comunicazione giudiziaria in pendenza. Sempre in pendenza, diciamo, riparliamo della fine dell'80 e dell'81, la posizione di suo zio qual era, se lei la ricorda? Io la posizione non me la ricordo. Posizione nel senso, dico, era canziato come dice lei in quel periodo? Sì, sì, era canziato. Sì. Sì, canziato ci vuole spiegare per il verbale. Canziato lo in senso un essere po'. Più, non più morto a vista. Non essere morto a vista, diciamo. Cioè suo zio si nascondeva in sostanza. Sì, sì. Ho capito. E questo, diciamo, fine 80 le lo può dire per fine 80 e lo può dire anche per l'anno 1981, esatto? Sì. Fino al suo però, arresto. Vede, c'è stato quel periodo che anche nell'80, sì, che lui aveva i bar di Piazza Torrelunga, sì, che noi spesso andavamo spesso in quel bar e non vedevo niente di allarmismo, no? Sì. E cioè, a quel periodo non mi ricordo se lui aveva qualche provvedimento, qualche cosa. Però anche prima c'erano dei provvedimenti che avevano messo, non mi ricordo se erano per un certo, si chiamava, insomma era un lavaggista che hanno ammazzato in Costo dei Mille, non mi ricordo come si chiamava questo, che a questo di qua praticamente glielo imputavano questo omicidio, Lupara Bianca, glielo imputavano a Francesco Tagliavia, quello che noi, Ginetto, che noi abbiamo ammazzato, insieme a Rotolo Salvatore e a Vincenzo Sinagra. E mi sembra avevano fatto qualche comunicazione, una cosa del genere, anche per mio zio dopo. Non mi ricordo di preciso se era questo l'argomento, e in parte c'era stato quello di Benigno. Mi sembra dopo qualche comunicazione si arrivava, perché a mio padre ce ne sono arrivate tante comunicazioni, avvisi che, però di preciso qual era non mi ricordo. No, a suo padre, suo sì, zio, ma assieme a lui gli arrivavano. Quindi suo padre e suo zio, sì, sì, in quel, diciamo, negli anni 80-81 avevano tutta una serie di processi, una serie di mandati di cattura. No, processi, delle comunicazioni, delle indiziate di qualche cosa. Mandati di cattura che le sappia? No, questo. I mandati di cattura non posso essere sicuro. Non può essere sicuro? No. A lei risulta che è stato il dottor Contrada a denunziare i suoi familiari per l'omicidio del dottor Giuliano? No, questo non mi risulta. Tocca vedere quando è che è successo questa cosa e l'ha denunciata. Quando è stato? Il periodo 79?
l'omicidio del dottor Giuliani nel 79, c'è una denuncia prima nel 79 e poi ce n'è un'altra nel febbraio dell'81. Lei lo sa, sa questo? No, non lo so se è stato il dottor Contrario. Che il dottor Contrario nel febbraio 81 denunziò i suoi familiari, non lo conosce. No, questo no. Tocca vedere dopo. Non è questo non lo so, però non voglio commentare su questo argomento. No, io non, assolutamente, non si tratta di commentare, volevo soltanto chiederle se lei sapeva questo. Senta, lei che intende per pubblica amministrazione? Pubblica amministrazione sono tutti, diciamo, diversi organi di quelli che fanno parte di altre direttive, non so. Poliziotte e altri organi. Altri organi, cioè lei intende esattamente lo Stato? Sì. No, ma capito, mi interessava sapere questo. Mi dica ancora un'altra cosa. Quindi tutti, diciamo che in quel periodo, tanto 81, tutti erano un po' nascosti. Suo cognato Bagarella, a quel periodo, che cosa è? Era detenuto? Sì, era detenuto. Era detenuto. Sì. E fino a quando è stato detenuto, che lei ricordi? È stato detenuto fino a... che è stato 90, 91. Sì. Dopo che si è sposato, quel periodo. Cioè nell'80 era detenuto, nell'81 sì, era c'è detenuto. Ma c'è stato anche il periodo che no, quel periodo quando lo era, si trovava a Luciardono, stavamo cercando di farlo scappare, quando c'è stata l'evasione Coppuccio. L'evasione Coppuccio, sa che periodo fu quel tentativo di evasione Coppuccio? No, il periodo non lo so. Mi scusi, a proposito sempre di Contrada Favarella, lei ha detto che era frequentata dalla tenuta di Favarella, era frequentata da persone molto influenti, se ho capito bene. Sì. È giusto? Sì. Quindi c'erano tante persone che andavano a Favarella. Lei può indicarne qualcuno di gente? Anche per qualità, non per nome, non mi interessa. Cioè i dottori? Sì. C'era un dottore Pace, Gutta d'Auro, via discorrendo. Un certo... insomma ce n'erano. Era tutta gente qualificata. Sì. Se, e il greco Salvatore, inteso il senatore, aveva particolari rapporti di amicizia? Anche Franco Franchi c'era. Come? Anche Franco Franchi c'era. Anche Franco Franchi. Farci... Dicevo, delle amicizie, delle introduzioni di greco Salvatore, detto il senatore, lei che sa, intendo per introduzioni rapporti sociali. Rapporti con ambienti qualificati. Pensate di questo? No, questo io so soltanto di quello che vedevo io con i miei occhi e di quello che si parlava della porta qua, cioè uomini d'onore che erano molto influenti a livello di persone sulla politica e su altre cose. Sì. E poi quello che mi ha confermato Bagarella, che dice anche un senatore che doveva appartenere alla massoneria. Apparteneva alla massoneria? Alla massoneria, sì. Che appartenenza alla massoneria, che significato ha avuto per lei, scusi, apprendere questo fatto? Cioè lei che importanza ha attribuito a questo? La massoneria è un organo come una setta, una cosa, diciamo, di altri personaggi di alto livello che sono in determinate affari, in determinate cose che svolgono. Gente di alto livello che è in affari. E quindi, insomma, questo fatto della massoneria lei lo riteneva un fatto importante, che poteva dare luogo a conoscenze, amicizie, insomma. E questo è il senso, ho capito bene? Sì. Questo. E chi le risulta che fosse massone oltre greco? Ma, mi risulta di quello che io vedevo, di tutti i rapporti che venivano dalle persone, la Favarella e c'era quel, diciamo... l'avvocato vuole sapere chi le risulta che fosse massone oltre greco, questo vuole sapere. No, io soltanto riferisco di quello che ho appreso, e Bagarella mi ha detto questo e questo sto dicendo. Quindi non sa altro chi... No. Quindi lei, a proposito di questi rapporti importanti del greco, li ha collegati al fatto che fosse massone? Le ho collegate al fatto che fosse massone e a parte di tutto quello che vedevo io, no?
Cioè, ma chi le aveva detto che Greco era massone, scusi? Bagarella. Bagarella. Ah, sempre Bagarella. Quindi le amicizie di Greco Salvatore venivano alla massoneria o no? Questa è la risposta. Io non lo so questo. Non mi sa dire. Ma vede, in tutte i famiglie, ognuno ha i suoi tramite, i suoi imbrogli, che ha politica, che ha polizia. Comunque, di persona lei ha mai constatato che il dottore Contrada avesse rapporto con Michele Salvatore Greco, con tutte e due? No, non ho mai, nessuna altra domanda. I ministeri devono fare altre domande, come domande nuove? Oppure... Allora facciamo finire l'avvocato Mini. Desideravo completare. Sì, sì, prego, avvocato Mini. Due minuti soli. In relazione a una circostanza che è già riferita, e cioè in ordine al fatto, chiedo scusa, il Marchese ha dichiarato di avere conosciuto, di aver avuto frequentazione con Bagarella Leo Luca prima ancora che lo stesso sposasse la sorella. Ecco, se potesse puntualizzarmi temporalmente quando ha sposato e orientativamente, ecco, a regredire nel tempo. Quando era fidanzato o quando l'ho conosciuto io? No, diciamo quando si è sposato. Vuole sapere, quando si è sposato, vuole sapere se lei conosceva Bagarella prima che fosse fidanzato. Io prima che si facesse fidanzato lo conoscevo. E quando? È stato nel periodo che mio padre era latitante e ci trovavamo a Terrasine. E cioè? E veniva lui, mio fratello, Lino Gioè, di preciso non lo so, però mi sembra che sia o 77 o 76. È stato nel periodo quando c'è stato l'omicidio. Quanti anni aveva lei? E che avevo io? 14 anni, 15 anni. Lei era del 63, se non sbaglio. Sì. E quindi diciamo nel periodo. Quale omicidio c'era stato? L'omicidio Benigno. Alimena Benigno, sì. Daccione quindi risale la conoscenza all'età 76, all'età di 14 anni. Sì, e quindi nel periodo, negli anni 76 in poi. Quindi evidentemente quando Bagarella avrà saputo l'imputato che il Marchese, che Bagarella fu denunciato dal dottor Contrada col rapporto di cui parlava poc'anzi il collega Sbacchi, 7 febbraio 81, quale killer, cioè autore materiale dell'omicidio del dirigente della squadra mobile di Palermo, dottor Giorgio Boris Giuliano. Gli risulta? No. Non ne parlò mai, né allora, cioè nell'immediatezza del fatto, neanche dopo? Ha avuto occasione di parlarne mai? Chi era il dottor Contrada che lo indizia? Che l'aveva denunziato? No, questo no. Ho capito. Ma ha saputo della incriminazione, diciamo, del Bagarella per quale autore di questo fatto delittuoso? Che accusavano l'omicidio, sì. Che lo accusavano di omicidio, sì. Che accusavano di omicidio, che in quel contesto temporale e investigativo fu denunciata pure tutta la sua famiglia di appartenenza ed altre persone? No. Cioè la famiglia di appartenenza? Sua, personale. È stato denunciato per quel periodo, mi sembra che c'era mio padre, mio zio. Ah, quindi lo sa? Sì. Ma chi è stato dottor Contrada non lo so questo. No, io le chiedevo solo se sapesse, era stato interrogato. Per questo fatto, via Vicoli Giraldi. Sì, signore, vedo che è molto informato sui fatti il signor Marchese, però ignora che sia stato il dottor Contrada a fare il rapporto. Non sentì mai parlare nel suo ambiente familiare e di Cosca chi erano i poliziotti o i carabinieri, insomma poliziotti in senso lato, che avevano fatto le indagini, che avevano fatto questo... No. Ma solitamente non si parlava mai di poliziotti. A 79 a me queste cose non mi interessavano, io stavo vicino a loro, però a livello. Ma nel 76 ha dichiarato che veniva posta a conoscenza di fatti molto riservati, perché erano fatti di mafia, fatti di famiglia. Nel 79 no. 76 no, perché aveva 14 anni. Ma qualche cosa gli veniva sempre, lo ha detto lui poco fa.
E che cosa? Non faccio parte della sua schiena. Ha detto che ha conosciuto Bagarella, ma non che veniva messa a conoscenza di segreti a 14 anni. E nell'81, presidente, ha 5 anni in più, quindi è già maggiorenne. 81, siamo d'accordo. Quindi non gli fu... Nel suo ambiente non si parlava mai quando, per esempio, si faceva un'operazione di polizia, ma si parlava mai di poliziotti che magari perseguitavano, di carabinieri che perseguitavano questi mafiosi? Venivano fatti dei nomi di poliziotti particolarmente temuti da voi. Ecco, questo volevo sapere. C'è stato il fatto del dottor Contrada, ma a parte quello ce n'erano altri che c'erano mancia, non lo so. Questo abbiamo capito, invece l'avvocato vuole sapere se venivano fatti dei nomi tra di voi. Chiamiamo preoccupazione? Sì, no. ecco. No. No. Di poliziotti no. che no. vi spaventavate, ecco. No, assolutamente. Cioè, per dirla col loro linguaggio, di qualche sbirro che li perseguitava particolarmente, mai nessuno. Nell'81 no. Nel 79, dopo, quando? Ci sarà stato qualche volta, se l'avete fatto. Abbiamo fatto. No, in questo senso, vuole sapere l'avvocato, se fra di voi si parlava di qualche particolare poliziotto che vi perseguitasse con maggior accanimento, che era temibile, era pericoloso per voi. No. Quindi non soltanto in quel periodo, mai, perché nelle famiglie di mafia non si usa parlare male di poliziotti, di magistrati, di gente che non è d'accordo. O si accoda agli accordi o fa il stesso fenere di Calacelligne. Come? O si accoda agli accordi, se manovrabile, si può avvicinare oppure si ammazza. Non era questo il problema, problema era se non si fa il nome, come si fa? Cioè, vuole dire lei questo, che cosa vuole, lo chiarisca il concetto. Lei vuole dire o si ammazzano i poliziotti oppure si accodano. Si accodano. Se sono manovrabili, questo lei vuole dire. Quindi ci sono due categorie. Sì. Questo è chiarito. Sì, però ha anche detto e ribadito che nel loro ambiente non si parla mai di poliziotti che con accanimento, come correttamente. Forse lui non ha mai sentito parlare. No, e questo... Qual è la, Non ho capito quello che dice l'avvocato. L'avvocato vuole dire questo. Nel vostro ambiente non si parla mai di poliziotti temibili, pericolosi, eccetera? No. In quel periodo, gli posso dire, no. In quel periodo. Perché quel periodo c'era tutto un giravai, via e vai, di tutte queste cose. C'era chi mangiava a destra, c'era chi mangiava di quello, diciamo. Ma che senso... Presidente, io non ho capito questa risposta. Perché... Ma non temevamo nessuno a quel periodo, avvocato. Ah, non temevano nessuno. Non temevano nessuno. Addirittura facevamo l'omicidio e ne avevamo uscito chi pistola e chi scopata e scappavano i volanti. Se figure. Capito? Le volanti. Le volanti scappavano vedendoli commettere degli omicidi. Ok. Dopo, io posso anche, nel periodo nell'83. C'è meglio di quella che hanno sfidato, c'è stata la sfida, io ero in carcere, c'è stata la sfida a Biancaccio, cioè ci sono pure la bomba di un messareato. È una sfida che... Prego, avvocato. Niente, nessuna domanda. I pubblici ministeri devono fare domande? Sì, sono due domande. Che sono più che altro due precisazioni. Lei, Marchese, in sede di a una domanda della difesa ha risposto nel senso che non ha mai visto il dottore Contrada al fondo Favarella. Sì. Io volevo chiedere, ma lei conosceva fisicamente il dottore Contrada nel periodo in cui frequentava il fondo Favarella? No. Quindi non sarebbe stato in grado di riconoscerlo? No. Poi volevo chiederle una seconda cosa. Perché lei era stato già abbastanza chiaro in sede di esame, però forse non mi è stato molto chiaro quello che ha risposto in sede di controesame. Quindi volevo sapere, suo zio, sapere più che altro ribadire quello che ha detto in sede di esame, suo zio le disse da chi aveva appreso che il dottor Contrada aveva dato quelle informazioni riservate relative a perquisizione da effettuare, telefonata anonima? Suo zio Filippo Marchese glielo disse da chi l'aveva saputo? Dei Greco. In relazione a tutti gli episodi di cui ha parlato. Sì. Va bene, ho finito.
allora faccio alcune domande per conto del Tribunale. Domanda del Presidente. Dico, ha saputo lei, Marchese, se nel periodo 79, 80, 81 furono minacciati poliziotti o carabinieri per le loro indagini da parte vostra o di altri, sempre di Cosa Nostra? No, io personalmente no. Non ne sa niente? No. Quando lei ha parlato del primo episodio alla Favarella, cioè la comunicazione poi a Rina, sì, da parte di suo zio, che a sua volta l'aveva saputo dai Greco, Filippo Marchese e Pino Greco erano liberi o latitanti? No, in questo periodo? In quel periodo erano canziati. Infatti Pino Greco, che io spesso l'accompagnavo, che a lui dormiva... Pino Greco Scarpa? Sì. Lui dormiva in un appartamento a Rnied. Ho capito. Quindi, insomma, non erano liberi, sì, no, erano canziati. Sì, sì. Quando lei si recò da Rina a Borgo Molara per comunicargli quella, sì, notizia riservata, oltre a lei e a Rina, chi c'era? Ha parlato dei familiari, c'erano solo i familiari, sì, o c'erano, sì, altri? C'erano la moglie, i figli e la cognata. E la cognata? Sì. Chi è la cognata? La sorella di Bagarella, Manuela. Cioè la sorella della moglie? Sì, sì. La sorella della moglie, che si chiama Emanuela. Emanuela, sì. E i figli erano tutti e quattro? No, tre. 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 Mi dica come si mosse, come vi siete mossi per andare poi a San Giuseppe Iato? Come? Praticamente io facevo di staffette, nel tempo di staffette, domani un posto di blocco, una cosa, o mi faccio fermare io, faccio qualche emozione strana in modo che a me blocca e lui passa. Lei era alla guida? Lui alla guida della Mercedes. E voi, e lei? E io avanti con la 500. Con la 500. Arrivati a San Giuseppe Iato, chi avete trovato? Chi vi ha accolto? Noi abbiamo trovato Brusca con... Chi? Brusca con Totò. Cuzzo Totò, sì. C'erano anche... Totò come? Totò Lazio. Ah, Totò Lazio e Brusca chi? Brusca Bernardo, perché lui stava là, Brusca Bernardo. In tutti questi tre episodi che lei ha raccontato in sede di esame, anche di controesame, lei era libero o latitante? Lei. Io ero libero, io ero incensurato. Senta, dopo che lei comunicò a Rina il pericolo che correva, e quindi dopo, nella casa di Borgo Molare, quindi dopo il trasferimento a San Giuseppe Iato, che avvenne su per giù quando? Nei primi dell'81. Poi lei le risulta, sa se il Rina ritornò nella casa di Borgo Molara oppure non ci tornò mai più? E io dopo ci sono andato a volte là. Dove? Là, sì, dopo questi episodi ci sono andato. Dove è andato? Là, in questa villa a Molara. A Molara, quindi sì, c'è ritornato allora, sì, dopo? Sì. Senta, le ha mai parlato suo zio Filippo Marchese di eventuali rapporti di questo Contrada con Stefano Bontate? No. E di Contrada con Rosario Riccobono? Quindi lei ha parlato di Contrada solo con suo zio Filippo e con Rina. In altre occasioni lei di Contrada con Rina non ne parlò? No, completamente. Va bene. Ci sono altre domande?
senta, quando suo zio le dice che i Greco erano i referenti del dottore Contrada? Dopo quei due occasioni che sono venute dopo, conseguente a quello del primo. Cioè, conseguente al primo episodio, quando lei avvisa Rina, successivamente lo zio le disse che Contrada era il referente... È vicino ai Greco. È vicino? È Greco. Ai? È Greco. Ai Greco, era vicino ai Greco. Stanno buono con Iddo, fu in una circostanza così, avete avuto uno scambio di idee e le disse questo. Niente altro ci può dire su questo? No. Quando appunto lo zio Filippo le disse che Contrada era il referente dei Greco. Non c'è stato nessun problema, perché parlavamo di più o meno di quello che avveniva, niente di specifico però. Ho capito. E lo zio le disse chi era questo dottore Contrada, che era un funzionario di polizia? Era un funzionario, un poliziotto. Ho capito. In questa circostanza glielo disse lo zio? Sì. Non la prima volta quando le dissero? In questa circostanza, In questa circostanza. Senta, noi vorremmo sapere, anzitutto, quando lei ha iniziato a collaborare. Lei. Io perché questa noi non la conosciamo. Sono stato iniziato a collaborare, è stato... Il primo agosto, 28... Luglio? 28, no. 28 agosto? 28 agosto. Del? Del 92. Del 92. Ora, quando è che lei per la prima volta fece il nome dell'imputato Contrada ai pubblici ministeri? E l'ho fatto dopo svariati incontri che ho avuto con i magistrati. Su per giù, la data è in condizione di ricordarla? No, non mi ricordo. La data non mi ricordo. Ma dico in quell'anno 92 oppure nel 93? No, nell'arco del 92. Sì. Nell'arco del 92. Comunque questa data i pubblici ministeri la sanno? Lo vorremmo sapere noi. Esattamente il 4 ottobre 1992. La difesa può controllare? No, scusate, ho detto ottobre, ho detto ottobre. Invece? 4 novembre 92, ore 9:30. La difesa può controllare? Esatto. Esatto. Va bene. Ci sono altre domande? Volevo porne una, ed è questa. Senta, lei quando... Scusate, l'inizio della collaborazione quando è per la conoscenza del Tribunale? Con esattezza. Le prime dichiarazioni di Marchese. 1 settembre 1992. Va bene. Esatto, allora non è il 28 agosto. No, inizio della collaborazione di Marchese. Primo settembre, va bene. Può parlare, Avvocato Sbacchi. Signor Presidente, io volevo chiedere a Marchese, quindi inizia a collaborare il primo settembre, esatta questa data, signor Marchese, ricorda meglio dopo averlo saputo? Se sta dicendo... dico, ricorda meglio. Sì. No, non soltanto questo. Lei prima di collaborare, con chi prese contatti? Come con chi prese contatti? Prima di collaborare, prima di andare via da... Come lo fece sapere che intendeva collaborare? Con il direttore del carcere. Come? Il direttore del carcere. Col direttore del carcere. Chi incontrò per la prima volta? E incontrai un brigadiere che mi ha accompagnato in un ufficio e incontrai lì Di Gennaro. Hai incontrato il dottore Di Gennaro? Sì. Quindi perché so che è carcere. Col direttore del carcere. Chi incontrò per la prima volta? E incontrai un brigadiere che mi ha accompagnato in un ufficio e incontrai lì Di Gennaro. Hai incontrato il dottore Di Gennaro? Sì. Quindi perché so che era... E la protezione chi la fa? Eh? La protezione, chi le assicura la protezione attualmente? Se questo non lo so. Non si può dire. No, Presidente, non la pongo nemmeno la domanda, la considero ritirata. Non è opportuno, perché... Mi rendo contento. E volevo sapere questo. Quando è lei, quando ha cominciato a parlare, c'è stato un momento in cui ha rif-
seguito della latitanza di Rina. Sì. Sì. Ed è prima che lei parlasse del dottor Contrada o dopo? Se lo può temporalmente... Cioè, noi abbiamo detto, lei ha cominciato a parlare del dottor Contrada nel novembre del 92. Sì. 4 novembre, quindi l'avvocato vuole sapere se lei ha parlato della latitanza di Rina prima del 4 novembre prima, o dopo? Prima. Prima del 4 novembre, sì, quindi ha parlato della casa di Borgo Molare per l'occasione? Sì, sì. Ha parlato dell'avvocato e ha parlato del fatto che Rina si era trasferito da Borgo Molare a San Giuseppe? Io diverse cose ho detto in quel periodo, però non so le date precise... No, parliamo però della latitanza di Rina, quindi della latitanza io immagino che lei avrà dovuto parlare della casa dove si ospitava, dove era ospitato, giusto? No, ma là non ci abitava più però, là che non ci abitava più, io sto parlando dove sapevo io che lui stava, quel periodo che faceva la villeggiatura dopo che si è sposata mia sorella nel 90-91. Nel 90, lei non ha parlato della latitanza di Rina negli anni 80? Negli anni 80 sì. Ha parlato, quindi ha parlato della casa di Borgo Molare, è giusto? E ne ha parlato prima che parlasse del dottore Contrada. Va bene, lasciamo stare. Esatto? Sì. Oh, perfetto, se ho capito questo. Tu, avvocato... Mi permetta, Presidente. Naturalmente sono, ormai siamo nella fase di nuove domande, insomma il pubblico ministero solo le poteva... comunque. No, non sono, Presidente, abbiamo chiesto di Borgo Molare, quindi mi riallaccio a Borgo Molare. L'ha chiesto il Tribunale, esattamente, quindi è conseguenziale a quello che il Tribunale ha indagato su questo punto. E quindi, diciamo, in quell'occasione, visto che lei ha parlato della latitanza e dei trasferimenti di Rina a San Giuseppe Iato, se ho capito bene, ha detto che il dottore Contrada ha riferito l'episodio del dottor Contrada? C'è opposizione. Perché? C'è opposizione perché non è consentito dal codice di fare nuove domande. Se si trattava di semplici chiarimenti potevano anche andare bene. Qui si tratta di domande assolutamente nuove. Abbiamo appreso della latitanza. Non è previsto un riesame della difesa. Non è un riesame. È assolutamente aderente a quello che ha chiesto il Tribunale su Borgo Molare. E la domanda è ammessa perché è sempre in riferimento alle domande del Tribunale. Prego. Per una maggiore chiarezza anche perché il pubblico ministero possa capire, se non ho capito male, quindi la difesa chiede al Marchese di dire se abbia parlato del dottore Contrada in data anteriore a quella che risulta dalla verbalizzazione. Non è così. Mi perdono. La domanda credo di averla fatta in termini chiari. Il Presidente l'ha ammesso, credo che debba rispondere solo a me. La rifaccia di nuovo la domanda. Io ho detto questo, nel parlare della casa di Borgo Molare, ha parlato, per quello che abbiamo appreso, degli spostamenti di Rina e da Borgo Molare stesso, esserci andato, esserci tornato, per quello che abbiamo sentito un po' tutti, giusto? Infatti io volevo dire, visto che ha parlato prima di Borgo Molare, ancora prima che parlasse di Contrada, del dottore Contrada, perché non ha ritenuto di riferire che uno degli l'allontanamento di Rina Salvatore dalla villa di Borgo Molare fosse stato conseguenza di un intervento del dottore. Dice, come mai, dice, prima del 4 novembre, lei avendo parlato del trasferimento da Borgo... Presidente, io rispondo agli interrogatori quando mi vengono fatti. Io, mica sono io a dire questo e quell'altro. Io, quando mi viene chiamato un magistrato, parliamo degli argomenti che io gli espongo e dopo mano a mano vengono gli interrogatori. Non è chiaro. Insomma, l'avvocato vuole sapere questo. Lei, visto che prima del 4 di novembre aveva parlato di questo trasferimento di Rina da Borgo Molare a San Giuseppe Iato, come mai nella stessa circostanza non ha parlato dell'episodio riguardante Contrada e della comunicazione data?